Buonasera, siamo nella live del giovedì che ormai è nostra abitudine organizzare, a cui partecipiamo. La redazione è la solita, la conoscete, c'è sicuramente i nostri studenti, Davide Acampora, che è un prossimo maturando. Quanto manca al tuo esame di maturità, Davide? Manca poco. Manca poco. A quanto aspiri? Buonasera, siamo nella Vabbè, aspiro live a una. del giovedì che ormai è nostra abitudine organizzare, a cui partecipiamo. La redazione è la Aspiro a un solita, buon la conoscete, voto. c'è. Cioè? Vabbè, un minimo 65, mi accontento anche Minimo. di poco. L'importante è Ok. uscire. Poi abbiamo Visnu, lo conoscete, è il nostro rapper, oggi ci darà delle curiosità, ci farà capire tante cose Buonasera. e quindi parleremo forse anche con il musicista che prepara le sue musiche. Poi abbiamo la nostra esperta in materie classiche che è la nostra Licia Esperta. Tramonti e abbiamo il super studioso invece di salso maggiore, che è il nostro Andrea Antonov, che praticamente in Buonasera. questo periodo al Covid, come giovedì scorso, però domani farà il tampone, quindi speriamo No, che già fatto, già prof. fatto, stai. Domani arriva il risultato. Quindi domani sapremo se per caso sei uscito da questo incubo oppure no. Vabbè, lo conosciamo anche perché è molto impegnato in tante attività, tra cui alcune attività importanti nel sociale con la Misericordia. L'ospite di questa sera con cui vogliamo parlare invece è il professor Tonino Filardi. È un docente di matematica e fisica che lavora presso un noto liceo scientifico di Reggio Calabria. Lo conosciamo perché è un saggista importante, una persona che ha tenuto molte Il liceo relazioni. scientifico Alessandro Volta. Alessandro Volta, quindi speriamo che i tuoi colleghi ci vedano, anche i tuoi alunni. E noi ti conosciamo un po' anche però Qualcuno dovrebbe come. esserci. Ti conosciamo, Tonino, anche come divulgatore, no? Perché io conosco molto bene il tuo canale dove divulghi lezioni di matematica, di fisica, le trovo molto approfondite, molto interessanti e mi piace molto il fatto che tu gli dai un taglio in cui cerchi di coniugare insieme l'aspetto scientifico e l'aspetto umanistico. Vuoi un attimino presentarti 3 minuti per dire al nostro pubblico chi sei, Tonino? Sì, guarda, io ti ringrazio, hai avuto un'idea eccezionale e nella presentazione che tu hai fatto, ora non mi ricordo adesso dove, mi hai fatto ricordare che sono stato formatore anche dei docenti, cioè ho fatto per i docenti che dovevano prendere l'abilitazione per elettronica, perché io nasco come docente di elettronica e telecomunicazione agli istituti tecnici e ho partecipato negli anni 2000, tra il 2000 e il 2001 per il provveditorato di Modena, a 3 tornate dei corsi abilitanti, quindi ho ottenuto i corsi abilitanti e poi sono stato di commissione agli esami e in effetti avevo quasi tutti i candidati erano più grandi di me, solo 2 o 3 potevano essere più piccoli, i colleghi no, supplenti che chiedevano di passare il ruolo. Questo proprio questo dettaglio me l'ero dimenticato. In effetti anch'io ho scritto un libro come il giovanissimo collega Moliterni, eppure io non l'ho messo così gratis su Amazon, in effetti si pagava, è stato interamente venduto, però l'editore non mi ha dato una lira. Come si Cioè, chiamava il libro, Tonino? e sì, Come questo, ecco, purtroppo forse non si vede bene, vedi, percorsi di percorsi didattica di della didattica fisica. della fisica, Sì. ovvero la triplice alleanza fra matematica, fisica e passione per l'insegnamento. E in Ah, effetti, grande. la prefazione è del preside Angelo Vecchio Ruggeri, una persona nella nostra città di un'istituzione, insomma, è stato preside per tantissimi anni e mi ha fatto l'onore di firmare la prefazione. Non ho avuto neanche, pare che sia stato tutto venduto perché in effetti queste copie saranno state qualche centinaio, no? Sono state tutte vendute in tutto il territorio nazionale, non ho beccato una lira e mi vergogno anche di chiedere, però insomma, vuoi mettere la soddisfazione, come appunto diceva il Moliterni. Hai formato anche i giovani insegnanti di matematica e di fisica, quindi No, del no, questo no, no. perché poi ho avuto la felice idea di tornare, il mal du pays, direbbe Chateaubriand. La nostalgia nei confronti di Reggio Calabria, io qui che trasmetto da Reggio Calabria, la città dove sono nato, mi ha fatto tornare e in effetti nel 2001, dal 2001 insegno in quel di Reggio Calabria e poi ho cambiato cattedra da elettronica e telecomunicazioni, sono voluto passare, essendo io laureato in fisica, da elettronica e telecomunicazioni sono passato a matematica e fisica al liceo scientifico, dove a tutt'ora insegno. E in effetti è giusto e corretto dire, ritengo corretto dire che io insegno al liceo scientifico Alessandro Volta di Reggio Calabria perché ce n'è pure un altro.
dicevo. Quindi questo per quanto riguarda l'idea di YouTube, come penso anche a te e a molti di noi, è venuta grazie alla DAD, insomma, come va di moda chiamarla adesso. L'importante è che non la chiamino DIA o DIA, certo, perché questo certo. No, DIA no, però DIDODAD, insomma, noi è una cosa nella scuola, sostanza inutile, quindi si potrebbe chiamare anche trallallero, trallallà. Se per quello che ne, per quanto, perché proprio purtroppo il collegamento, ecco, proprio il preside Vecchio Ruggeri mi suggeriva di fare una seconda edizione del libro, dove un'integrazione potrebbe essere questa, cioè i problemi che si sono verificati con la DAD. In effetti, perché ovviamente il mio libro è stato edito nel 2015, nel luglio del 2015, purtroppo o per fortuna, allora di pandemia non si parlava, e quindi ci sarebbe una seconda edizione. Certo, probabilmente con un altro editore, non con quello che non mi ha neanche dato i soldi della prima. Può fidarmi, scusi se la disturbo, ma volevo fare una domanda al prof. Antonuzzi, che la faccio adesso così. Prego. Mi tolgo una spina dal fianco, perché noi, che seguiamo molto il professor Antonuzzi, volevamo fargli una domanda. Come mai l'ultimo video che ha pubblicato, che ho visto oltretutto che ha avuto un gran successo, è stato rimosso dal canale? Ma quale dici? Quello lì che ho fatto ieri con... Sì, sulle funzioni, con la professoressa, esatto. Sì. Ma l'avevo messo ieri, non so se avete visto, ho messo un nuovo video dopo un po' un anno che non giravo in classe, quindi diciamo fatto con una collega che mi aveva chiesto di fare una supplenza, è nato così con un'improvvisazione. Ma devo dire che è un video che ha avuto un pochino un epilogo che non riesco bene a capire, nel senso che in genere quando pubblico i video su YouTube, dopo ormai c'è Giuseppe, lo conoscete, no? Che mi aiuta un pochino a capire qualcosa del canale, la cosa che abbiamo visto è che essenzialmente dopo un giorno viene visto un video da 180 persone. Invece quel video ha avuto un'esplosione pazzesca, nel senso che dopo un giorno ha avuto praticamente 1800 visualizzazioni, per cui ieri c'è stato inspiegabilmente anche un'impennata di iscrizioni al canale, sono entrati in 24 ore 178 nuovi iscritti, insomma tantissimi commenti. Non so se probabilmente ha avuto qualche, diciamo, qualche canale di divulgazione diverso. Diciamo che è un po' un video che ho fatto anche con una collega, e la collega era contenta che la mettessi, però poi è successo che a un certo punto, ieri mentre ci stavamo lavorando con i ragazzi della collega, che io tra l'altro non conosco, a un certo punto l'abbiamo rimosso, l'abbiamo cancellato, quindi aspetto adesso di rimetterlo, perché non so come mai questo video, che dici... Tonino, forse è il featuring, cioè il fatto di lavorare in due. Adesso ne faremo un altro con Amy Skill, e quello ancora di più alla di visualizzazione. Bene, dai, andiamo alle domande al professor Tonino. Volete partire voi, ragazzi? Volete essere voi primi a chiedere qualcosa? No, per quanto riguarda, sì, potrei fare un'introduzione di pochi minuti sulla matematica e cultura classica, ma comunque, se vogliono fare qualche domanda, Io volevo fare una domanda, volevo dirle se hanno ancora senso praticamente le discipline umanistiche, visto che sono poco utili, diciamo, per inserirsi nel mondo del lavoro. Ti ho sentito poco, Roberto, perché si sente... sì, pure io. Puoi alzarlo un pochino se riesci? Sì, allora, volevo dirle, dato che hanno poco, diciamo, hanno ancora senso... Cioè, le discipline umanistiche hanno... Cioè, non sono molto utili per inserirsi nel mondo del lavoro. Secondo lei hanno ancora senso studiarle o comunque... Ma certamente. Non so se hai mai sentito parlare di Martha Nussbaum, l'elogio dell'umanesimo, una famosissima economista. Non è affatto vero, secondo la mia opinione, non è affatto vero che le discipline, e lo dico da laureato in fisica, da docente di matematica e fisica, non è affatto vero che le discipline umanistiche siano inutili, o comunque inutili soprattutto per il mondo del lavoro. Ci mancherebbe altro. Guarda, io ti dirò, parliamo per esperienze personali, insomma, e cose vissute. Quando insegnavo elettronica a Modena, al famosissimo Corni di Modena, e che allora era la scuola superiore più grande d'Italia, avevo con i ragazzi elettronica e telecomunicazioni, avevo tra i ragazzi, tra gli alunni, molti figli di proprietari di ditte di elettronica. E questi i genitori proprietari di queste ditte venivano a ringraziarmi, perché io dai ragazzi nella parte di laboratorio di elettronica
pretendevo che facessero la relazione e correggevo anche gli errori di italiano. Ovviamente non ne tenevo in conto quanto gli errori specifici e tecnici della materia, ma ne tenevo conto. E curavo che loro si sapessero esprimere in pubblico, che loro sapessero esporre, raccomandavo già da allora, da quando insegnavo elettronica, studiate sempre a voce alta. Una cosa, se non la sapete dire, vuol dire che non la sapete. Non potete dire sì, lo so, però non riesco ad esprimerla. No, se non riesci ad esprimerla, vuol dire che non la sai. Le materie umanistiche sono importantissime e i capitani d'industria, i proprietari d'industria intelligenti e colti, perché purtroppo cretini ce ne sono dappertutto, questo è chiaro, i capitani d'industria intelligenti e colti apprezzano forse di più il laureato in discipline umanistiche, lettere classiche, lettere moderne, filosofia, forse ancor più del laureato in ingegneria o del laureato in fisica. Questo può capitare e lo capisco benissimo. Non so se tu frequenti la mia... Io non ho la fortuna del tuo professore, non ho 19.000 iscritti, perché purtroppo ognuno fa quel che può. Il tuo professore è bravissimo, ci mancherebbe altro, anzi ha avuto un'idea geniale che io non solo non ho avuto, ma nel mio canale ci sono, non so, ma quasi 2.000 iscritti, quindi figurati. Questa idea splendida che ha avuto lui, e vorrei anche spiegare meglio perché, questa idea splendida che lui ha avuto stasera, io pure se l'avessi avuta probabilmente non l'avrei potuta realizzare, però nel mio canale ci sono tante playlist. Fra le playlist tu potrai vedere filosofia della matematica, filosofia della fisica, storia della matematica. E in, mi pare, filosofia della matematica, no, filosofia della fisica, c'è una video lezione che si chiama L'importanza del linguaggio. Oh, mi scusi, come si chiama il canale? Così lo ricordiamo. Matematica, volta. Fisica e bellezza. Okay, però basta, grazie. Digitare il mio nome e cognome, Tonino Filardi, che su YouTube compare subito. Ok, perfetto, grazie. Ribadisco, non subito come quello del tuo professore, ma comunque compare subito. Allora, dunque, qual è l'importanza del linguaggio? Il linguaggio è estremamente importante. Non è possibile dire che le materie, che le discipline umanistiche siano meno utili. Non è assolutamente possibile. E il linguaggio, attenzione, è importante non semplicemente perché sia un veicolo espressivo e quindi ovviamente fa capire agli altri quello che tu vuoi dire. Il linguaggio, come non so se conosci Vygotsky, un famosissimo pedagogista, psicopedagogista che io cito nel mio libro, Vygotsky, è pensiero e linguaggio. Pensiero e linguaggio potrebbe essere il titolo di questo libro meraviglioso, è pensiero e linguaggio, e si potrebbe dire e/e con l'accento, pensiero e linguaggio con e congiunzione, pensiero e linguaggio con e verbo. Vygotsky è uno psicopedagogista che non era molto di moda, perché allora, sai, quando c'era l'Unione Sovietica, gli scienziati sovietici erano visti male, sono visti male ancora adesso, però un po' meno. E Vygotsky in Pensiero e Linguaggio sostiene proprio questo, che il linguaggio è importante non solo come veicolo espressivo, ma proprio aiuta a comprendere, cioè il linguaggio è una cosa fondamentale. Ad esempio, c'è stato, non so se voi sapete, siete di Istituto Tecnico, fisica ne avete studiata, no? E non so se avete mai conosciuto... Non sono tutti dell'Istituto Tecnico, sono diciamo di diverse scuole, non sono miei alunni. Ah, ecco, è così. Sono anche di regioni geografiche un po' diverse, diciamo. Ah, benissimo, ah, perfetto. E allora, la cosiddetta... Lombarda, però non sono tutti lombardi, diciamo. La cosiddetta legge di inerzia di Newton probabilmente la conoscete, e sapete anche che Aristotele per migliaia di anni si è equivocato, perché Aristotele aveva tra virgolette sbagliato. Poi magari posso spiegare il senso delle virgolette, perché nel mio libro io sono il primo che io sappia che rivaluto Aristotele, la filosofia aristotelica. Tre anni dopo è comparsa un'intera paginata sul Corriere della Sera del Rovelli di turno che dice finalmente rivalutiamo Aristotele, lui nel 2019, io l'avevo rivalutato dal 2015. Quando ho scritto a Rovelli, guardi che comunque io avevo detto prima le cose su Aristotele, le cose che ha detto lei sul Corriere della Sera, Rovelli con una sfacciataggine inaudita mi risponde: mi scusi professore, non conoscevo il suo libro.
E quindi pazienza. D'altronde Rovelli insegna fisica generale all'Università di Marsiglia, vuoi mettere con me? È chiaro che non è. Però di Aristotele avevo parlato bene io. E l'importanza del linguaggio è fondamentale, ci aiuta a capire. Cioè, se tu, per esempio, provi a fare questo esercizio, cioè a esprimere un contenuto, dopo potrai dire di averlo compreso meglio. L'hai espresso e quindi è chiaro che il tuo interlocutore ti capisce, ma vuol dire che lo hai compreso meglio. È tantissimo il linguaggio. Poi mi scusi, ma quindi lei ci dice che se noi, ad esempio, facciamo un esempio, se io facessi un liceo classico, posso scegliere una materia come tipo ingegneria o che prepara, insomma, anche se non è una preparazione matematica? Io ho fatto il liceo classico. Io vado a fare biologia. Io ho frequentato il liceo classico. Sì, perché scusa, che liceo fai? Come hai detto, se facessi il liceo classico, invece che liceo no, fai? No, io faccio l'istituto tecnico elettronica, prof. Ah, proprio elettronica, quello dove elettronica. Io insegnavo fino al 2006-2005. Sì, e ho la maturità classica, liceo classico, ho frequentato sempre il liceo classico Tommaso Campanella di Reggio Calabria, ho la maturità classica, poi mi sono iscritto in fisica, assolutamente senza nessun problema. Oddio, è vero che ho avuto la fortuna di avere come docente di matematica e fisica un grandissimo maestro, ed è vero che in parte anche per lui, oltre che sull'onda di mio fratello, perché mio fratello è 3 anni più grande di me, anche lui iscritto in fisica, anche sull'onda di mio fratello poi mi sono iscritto in fisica, però soverchie difficoltà non ne ho avute. Ma questo comunque non vuol dire nulla. Nel senso che pure dal liceo scientifico ti puoi iscrivere in lettere classiche, certo il greco fa paura, ma il greco fa paura così, insomma, perché sono molti condizionamenti di carattere culturale. Il greco e il latino, prof, sia il greco ma che il latino. No, oddio, il latino dovrebbero studiarlo anche lo scientifico. No, certo. Ho eliminato il greco in quanto specifico dell'indirizzo classico, no? E io del latino, per esempio, ci tenevo a dire una cosa. Ho fatto un esperimento quest'anno, c'è la collega esperta di materie, non la vedo più forse, la collega Tramonti, sì. Dunque, ho fatto un esperimento quest'anno. Dunque, dovete pensare che Newton ha scritto i suoi, eccoli, Newton, Principi di filosofia naturale, questo libro qua. Questo è il libro di Newton che egli pubblica nel 1687 ed è la Bibbia della fisica. Così come gli elementi di Euclide sono la Bibbia della geometria, questa è la Bibbia della fisica. Eppure vedete, se io non vado a vedere il titolo di Newton originale in latino, perché Newton l'ha scritto in latino, io non capisco nulla di quello che Newton vuole dire. Perché vedete qui, e questa edizione, vi ricordo, è stata curata da Enriquez, non so se l'avete mai sentito nominare, grandissimo filosofo e storico della scienza, professore ordinario di geometria all'Università di Bologna, cofondatore della casa editrice Zanichelli. Allora, se io mi fermo qua al titolo, a questo titolo, non capisco nulla di quello che ha fatto Newton, perché il titolo originale di Newton, 1687, è Philosophiae Naturalis Principia Mathematica, cioè i principi matematici della filosofia naturale. La parola matematica qua è stata completamente dimenticata, eppure è un'edizione curata da Federico Enriquez, che è uno dei più grandi geni della storia e della filosofia della scienza mai esistiti. E Davide, avevi una domanda da porre al professor Filardi? Sì, volevo fare una domanda. Sì, lo vedevo sorridere, ma... No, infatti, prof, stavo aspettando che finisse l'intervento per poi fare una domanda, no? E praticamente volevo chiedere, secondo lei la matematica si evolverà ancora nei prossimi anni? Certo. In che senso dici questa cosa? Facci capire. Cioè, se progressivamente andrà ad evolversi e quindi ad aiutare altre sfere, diciamo, e a toccare altri punti che non sono stati magari ancora toccati fino ad oggi. Sicuramente, certo. E praticamente, ma non solo la matematica, ma anche la fisica. Portatore sano di una visione religiosa della realtà, nel senso che la matematica, la fisica, la scienza, eccetera, ci aiutano ad arrivare alla vetta, ma alla vetta non arriveremo mai.
la scienza, se correttamente intesa, l'attività scientifica ci deve, diciamo, ci può fornire soltanto di una profondissima e di una grandissima umiltà. Assolutamente noi non potremo mai conoscere tutto. Quando sentite quelle sciocchezze tipo GUT, Great Unification Theory, di cui ci si riempie la bocca semplicemente perché si dicono in inglese, e quelle sono tutte cretinate. La teoria della grande unificazione non potrà esistere mai, perché non potrà esistere la cosiddetta teoria del tutto. Pure la cosmologia stessa, se vogliamo, la cosmologia stessa non ha diritto di cittadinanza in ambito scientifico, perché come è stato, come è nato il mondo, nessuno lo può dire, e nel senso che noi possiamo soltanto avanzare delle ipotesi. Io una volta, mi ricordo, qualche anno fa comprai un libro di uno di un professore famoso inglese che insegnava all'MIT, e ancora rimpiango i 18 euro che ho speso per comprarlo, e me lo ricordo ancora, di oltre 20 anni fa, perché aveva il titolo che cosa è successo 3 minuti prima del Big Bang. Già dal titolo avrei dovuto capire che si trattava di un'idiozia, perché questo evidentemente non capisce cosa vuol dire Big Bang, perché se il Big Bang è l'inizio del tutto, 3 minuti prima del Big Bang non poteva essere successo niente. E purtroppo questo autore qui dell'MIT probabilmente non ha studiato Sant'Agostino, non sa nulla di quello che Sant'Agostino dice. Una domanda. Sì? A me? Sì. Secondo lei, perché non esistono più persone che sono, diciamo, scienziati del tutto? Nel senso, sto pensando a Newton, a Galileo Galilei, comunque erano persone che erano acculturate sotto tutti i punti di vista. Perché adesso questa cosa non è più così? Ma no, spero che non sia vero, che non sia più così, perché se esistono scienziati non tanto acculturati, vuol dire che non sono scienziati, vuol dire che non sono persone colte, saranno, non so, degli abilissimi tecnici, ma probabilmente non sono persone colte, e allora da quegli scienziati mi guarderei. Ma veramente, gli ultimi scienziati, per esempio, persone colte nell'ambito scientifico, ecco, forse adesso ne esistono meno, però già persone come il professor Zichichi, che sicuramente avrete sentito nominare, persone di una vasta cultura, così forse ne esistono di meno. E questa è una deriva molto pericolosa, secondo me. È il pericolo dello specialismo. Il pericolo dello specialismo in cui soprattutto taluni insegnamenti negli istituti tecnici e professionali possono incorrere, è un grande pericolo. Lo specialismo, cioè vedere col paraocchi dei cavalli soltanto il proprio settore, è un ecco perché io dicevo, come diceva una volta Carfì, lodi a Mario Antonuzzi per questa idea che ha avuto, matematica e cultura classica, perché so che lui insegna, che gli insegna in un istituto tecnico, e se devo essere sincero, da quel che ricordo e che non ho rimosso degli istituti tecnici, lì diciamo che lo specialismo ancora lavora parecchio. Sì, nel video queste sono chiacchiere. Io figuratevi, Tony, non so se è d'accordo, manca un po' una visione olistica della scienza, della cultura, del mondo. Certo, no? Questo, diciamo, certo, ci rischia proprio di parcellizzare tutte le conoscenze che abbiamo e di renderci la parcellizzazione delle conoscenze, come diceva, di cui parlava Edgar Morin, è importantissima, è un grandissimo pericolo. Cioè, dovete figurarvi che quello che stavo dicendo prima su Newton è che io ai miei studenti, però io insegno in un liceo scientifico sportivo e in una o una seconda di scienze applicate. Non so se lo sapete, nella divisione sportiva e nella divisione di scienze applicate non si fa il latino, si fa il latino soltanto nel cosiddetto scientifico tradizionale. Eppure io ho voluto sfidare tutto e tutti e ho fatto studiare a memoria il principio fondamentale della dinamica in latino. Bello! Così come l'ha formulato Newton. Per far capire, perché già da lì dobbiamo dire, non so se avete visto nel mio canale, bisogna dire MA uguale F e non F uguale MA. Se andiamo a vedere la corretta, l'esatta formulazione di Newton in latino, proprio comprendiamo anche le caratteristiche vettoriali che deve avere MA uguale F. MA uguale F è un'equazione vettoriale. MA uguale F è un'equazione differenziale alle derivate parziali del secondo ordine,
che, e tutti questi discorsi potrebbero essere anche oggetto di un elaborato, diciamo, interdisciplinare, quale potrebbe essere quello per l'esame di maturità. Ma tutte queste nuance, queste sfumature si colgono soltanto se si va alla lingua originale. Per il latino, tenete conto che Newton la prima edizione dei suoi Principia l'aveva scritta in inglese, non la leggeva nessuno, l'ha tradotta in latino perché così l'ha conosciuta tutto l'orbe allora conosciuto, perché se no sarebbe rimasta confinata soltanto all'Inghilterra. Ascolta, Antonio, volevo chiederti una cosa. Allora, prima faccio un saluto a un mio studente carissimo di prima, il mio studente preferito, che si chiama Samuele Guagliana, e che voglio salutare di cuore, gli voglio augurare una buona serata. Poi volevo chiederti una cosa, era una domanda che mi poneva la professoressa Luci Artino, la quale mi chiedeva se aveva una curiosità, voleva sapere se tu conosci il grecanico e se hai studiato la grammatica greca di Restifo. Io leggo quello che mi ha scritto, ci capisco poco. Io sono stato alunno di Restifo, sfonda una porta aperta. Non riesco a capire neanche che vuol dire. Il grecanico non lo conosco, perché il grecanico è praticamente il greco imbastardito che si parla in Magna Grecia. Io mi trovo e volevo parlare di questo proprio nel pieno della Magna Grecia. La grammatica del professor Restifo, il professor Carmelo Restifo, è stato mio docente. Io ho studiato al ginnasio con un altro grandissimo maestro, il professor Luigi Marino, che dopo 40 anni ho scoperto essere parente, amico intimo di mia moglie, ma questa è una scoperta che ho fatto dopo 40 anni, al liceo classico, primo, secondo e terzo liceo classico, come si chiamava allora, adesso si chiama terzo, quarto e quinto, purtroppo, ho avuto proprio il professor Restifo. La grammatica del professor Restifo è una grammatica un po' troppo universitaria, un po' troppo scientifica, forse poco adatta diciamo alla scuola superiore, però di un elevatissimo pregio, certo che la conosco. Purtroppo l'ho perduta la mia grammatica, e gli esercizi sono stati fatti dal professor Pappalardo, che era un professore dell'Università di Messina, e l'ho perduta, non ce l'ho più, ma diciamo che pagherei oro per poterla riavere. È la grammatica dove ho studiato. Quindi la conosco bene. Il grecanico non lo conosco, perché noi siamo nel cuore della Magna Grecia praticamente. Un po' di complimenti, Antonino. Dice la professoressa Artino, si vede molto quanto questo prof abbia studiato, è un genio, ti definisce maniera molto lusinghiera. Chiedo ad Andrea se aveva una domanda da fare, nel frattempo credo che voglia entrare una studentessa. Sì. Si chiama Lucrezia, quindi se Lucrezia vuole collegarsi, la facciamo fare la domanda. Sì, prof, io avevo una domanda. Allora, la mia domanda è questa qua. Essendo che lei ha detto che insegna sia matematica che fisica, e queste sono due discipline talmente diverse che sembrano, almeno per me, incompatibili, e ad esempio la matematica la adoro, ma la fisica la sfanculo totalmente, come può un insegnante trasmettere la passione per entrambe le discipline? Prova a guardare qualche mia video lezione di fisica. Non so, dunque c'è un problema. Guarda, state facendo delle domande, purtroppo, che ognuna richiederebbe almeno 2-3 giorni, notti comprese, per la risposta. Allora, matematica e fisica, dico nella quarta di copertina, e talvolta sono stato criticato per questa frase, mi pare. Sono facce della stessa medaglia. La matematica e la fisica sono facce della stessa medaglia. Io praticamente comincio il mio libro, per esempio, a parlare, non so, se a te piace la matematica, tu saprai cos'è l'unità immaginaria, vero? Mica tanto. Questa di che classe sei? Di quinta? Dovrei essere di quinta, sono in terza, prof. Ah, vabbè, ancora. Ah, proprio elettronica. Sì, elettronica. L'unità immaginaria, ed è bello anche sapere perché si chiama immaginaria, è la lettera I, contrassegnata con la lettera I in matematica, ed è la radice quadrata di meno 1. Si chiama unità immaginaria proprio perché non esiste. Non può esistere la radice quadrata di un numero negativo, no? Perché qualunque numero positivo, qualunque numero anche se negativo elevato al quadrato diventa positivo, quindi la radice quadrata di meno 1 non esiste. Allora i matematici, Gauss, grandissimi matematici, l'hanno inventata e l'hanno chiamata I, la lettera minuscola I, proprio perché è unità immaginaria. Se avrebbero loro potuto pensare che tutto sommato pochi decenni dopo
questa unità immaginaria sarebbe stata così importante in fisica? L'unità immaginaria in fisica, guarda, ti permette di comprendere, sai cosa? Il funzionamento dei circuiti elettrici, il comportamento di resistenze, induttori e condensatori. Il funzionamento, non c'è nulla di più pratico e di più concreto, no? Dei circuiti elettrici. Eppure, per comprendere il funzionamento dei circuiti elettrici, noi abbiamo bisogno dell'unità immaginaria. Se non comprendiamo il funzionamento dell'unità immaginaria, non comprendiamo nulla dei circuiti elettrici. E allora, questo ci fa vedere come una cosa che nel nostro pensiero, perché unità immaginaria vuol dire che l'ha creata l'uomo. La matematica è creazione dell'uomo, è pura fantasia. Da questo punto di vista si avvicina molto alla poesia. È pura fantasia la matematica. Eppure serve alla fisica, proprio nel funzionamento dei circuiti elettrici, ti dirò di più, la corrente elettrica, tradizionalmente indicata con I, dall'iniziale della parola intensità, l'intensità di corrente elettrica, una grandezza fisica, quella grandezza fisica che si misura in ampere, è indicata con I. Quando facciamo l'analisi dei circuiti elettrici, dobbiamo cambiare simbolo all'unità immaginaria, non possiamo più chiamarla I, perché sennò si confonderebbe con la corrente elettrica. Professore, infatti, dalla chat le fanno dei complimenti. L'Acusmatico scrive: il professor Filardi non è solo un genio, è anche un efficacissimo comunicatore, rarissimo esempio. Dica all'Acusmatico che io non rispondo agli sconosciuti. Ecco, alias il professor, il carissimo amico Francesco Toscano, docente di informatica a Torino. Persona meravigliosa, qualcosa, vabbè, lasciamo perdere, perché io non rispondo agli sconosciuti, quindi non posso dilungarmi su questo. Praticamente l'unità immaginaria, la corrente elettrica, l'unità immaginaria, noi dobbiamo chiamarla J. Nei trattati di elettronica ed elettrotecnica, che tu quindi studierai quando sarà, l'unità immaginaria la dovrai indicare con J, proprio per non confonderla con la corrente elettrica, perché si usa talmente tanto che ovviamente non si capirebbe nulla se si confondesse l'unità immaginaria con la corrente elettrica. Questo per dire quella famosa frase di Einstein che io metto in epigrafe al mio libro, l'irragionevole efficacia della matematica. Ma com'è possibile che la matematica, che è una pura creazione del pensiero, fantasia pura, invece vada così bene per l'applicazione alla fisica? Ecco l'irragionevole efficacia della matematica di cui amava parlare Einstein. Questo è bellissimo. Se vogliamo è un grandissimo mistero, se vogliamo. Ma alla sua contemplazione noi possiamo nutrirci. Matematica e fisica sono due facce della stessa medaglia. La matematica, pura creazione del pensiero, serve per la fisica. Ma com'è possibile? La fisica, il mondo esterno, non l'ha certo creato l'uomo. Eppure una creazione dell'uomo, che è la matematica, serve per comprendere la fisica. E allora forse, quando qualcuno ha parlato di immagine e somiglianza, forse la cosa potrebbe essere, diciamo, scandagliata con un po' più di sensibilità. Assolutamente matematica. A te non può non piacere la fisica se ti piace la matematica. Dipende da perché come è tutta tortuosa. Poi mi accorgo anche che con elettronica, che la sto facendo adesso, che è fisica tutta quanta che c'entra con la corrente elettrica e con i flussi, tutto quanto, mi accorgo che anche lì è tutta districata. Invece la matematica si tratta di fare, di imparare bene le formule, tutto quanto, e poi dopo di che una volta che lo sai, le applichi. Invece è un pochino diversa, mi accorgo, tra la fisica, l'elettronica, è più pastosa, bisogna lavorarci di più rispetto alla matematica. Per aspera ad astra, si dice, direbbe la collega Tramonti, no? Attraverso le asperità si può arrivare agli astri. Infatti, anche per questo ci sono i laboratori di fisica, di elettronica, per poterci si mettere in atto. Noi non è che possiamo arrivare col minimo sforzo al massimo risultato, col massimo sforzo arriviamo al minimo risultato. È chiaro che la fisica, io mi permetterei di dire, è la matematica con qualcosa di più. Per esempio, con la nuova maturità, no, che avete voi allo scientifico, io ne so poco perché noi all'ITIS abbiamo un'altra situazione. Ho visto che l'anno scorso, ma credo che sarà la stessa cosa anche quest'anno. Ma lasciamo perdere la nuova maturità, dunque. Ci sarà una fusione, no, tra queste due discipline o no? Sbaglio? Sì, certo, vogliono realizzare il connubio fra queste due discipline. Il connubio che c'è sempre stato?
Ma secondo me è utile questo connubio oppure era meglio lasciare la prova proprio solo di matematica? No, no, è utile. Il problema è che se tu fai una prova di fisica non puoi non conoscere la matematica. Se io non so, applico, non so, MA uguale F a un oscillatore armonico, non posso non applicare la teoria delle equazioni differenziali e le derivate parziali, come dicevo prima. Un compito di fisica necessariamente è anche un compito di matematica, il viceversa, ahimè, non sempre è vero, ma la fisica comprende la matematica e molto altro. La matematica è solo matematica, la matematica è il linguaggio, la matematica è strumento, la matematica non è una scienza, la matematica è una creazione dell'uomo. La fisica è di ragazzi dello scientifico di fare una prova strutturata in questa maniera nuova, cioè sia di matematica che di fisica, oppure avrebbero preferito il vecchio compitone di matematica? Beh, è chiaro che l'italiano medio, eppure l'uomo medio, preferisce sempre fare quello che ha fatto. Ma è un falso problema, cioè è quello, praticamente questo discorso della nuova maturità è al solito uno specchietto per le allodole, tanto rumore per nulla, nil sub sole novi, direi, non c'è nulla di nuovo. Che vuol dire, Licia? Traduci. Traduci. Nil sub sole novi, niente sotto il sole di nuovo. Non c'è nulla di nuovo sotto il sole, no? E nel senso che la fisica, da che mondo è mondo, appunto, è stata sempre anche matematica. E qua, non so se vi siete mai chiesti, la fisica è nata con Aristotele, perché non è vero nulla. Una delle cose che sostengo nel mio libro, ecco la matematica e cultura classica, la fisica è stata creata dai greci. Non fosse stato per i greci, noi fisica non ne avremmo avuta per niente, perché i greci sono stati il primo popolo al mondo, all'universo, che abbiano parlato di cosmos. Cosmein in greco vuol dire ordinare. La parola cosmetico deriva da questo verbo, cosmein, che significa ordinare. I greci sono stato il primo popolo a parlare di mondo ordinato. Prima dei greci, gli assiro-babilonesi, gli aztechi e tutti gli altri, semplicemente pensavano che la natura fosse dovuta al capriccio di dei più o meno cattivi, in generale molto cattivi, qualche dio buono c'era, ma in generale erano molto cattivi. E quindi non aveva senso studiare la natura perché era, diciamo, dovuta solo ed esclusivamente al capriccio degli dei. Sono i greci che per la prima volta parlano di cosmo, e quindi ha senso studiare la natura. E la fisica non è vero che nasce con Galileo. Galileo affina il metodo sperimentale, ma la fisica nasce con Aristotele. Non so se l'avete mai sentito, per esempio, Aristotele diceva: un corpo abbandonato a se stesso dopo un po' si ferma. Voi lanciate sul tavolo un oggetto, dopo un po' si ferma. Non è vero niente. L'oggetto dopo un po' si ferma perché c'è l'attrito, non è vero che è abbandonato a se stesso. È chiaro che qui Aristotele non aveva capito nulla del discorso dell'attrito, di MA uguale F, eccetera, né poteva capirlo. Vive nel 400 avanti, 300 avanti Cristo, non poteva avere la contezza di quello che avrebbe detto poi Newton. Ma qual è il problema? L'esperimento Aristotele l'ha fatto. Per mille volte ha lanciato qualcosa su un tavolo, sul pavimento, visto che dopo un po' si ferma. Apofion cronon apotonesche. No, volevi dire qualcosa? Vai. È chiaro, cioè, no, vi dico, volevo dire, sì, semplicemente, l'esperimento Aristotele lo fa. E se no, c'è anche un altro esempio carino. Aristotele diceva che l'aria non pesa. Ora, è chiaro che noi con la nostra mentalità del 2021 sappiamo che questa è una sciocchezza, è chiaro che l'aria pesa. Però guardate che Aristotele l'esperimento l'aveva fatto, aveva messo un sacchetto tipo quello della standa pieno d'aria sul piatto di una bilancia sulla sedera e un sacchetto vuoto sull'altro piatto. La bilancia stava perfettamente in equilibrio. Questo esperimento l'ha ripetuto mille volte, per questo ha detto che l'aria non pesa. Quindi l'esperimento c'era anche nell'antica Grecia. Sì, scusa se la domanda... No, volevo dire... Prof, volevo dirle... Robby, alza il volume perché si sente poco. Allora, mi sentite? Sì. Alza il volume perché puoi. Allora, prof, volevo dirle, se uno studente, parliamo di matematica, se uno studente gli viene difficile imparare matematica, fa fatica a imparare la matematica, come fa? Nel senso, esistono trucchi, esiste qualcosa in modo tale da farla diventare un po' più semplice? Certo, sì. Io direi, ora io non so, tu sei, sei studente del professor Antonuzzi,
Esistono dei trucchi, ma che sicuramente egli mette in campo, certamente. La matematica bisognerebbe vederla intanto come qualcosa come un'arte, un po' più vicina alla poesia che non al mero calcolo. Se noi pensiamo alla matematica come i conti della serva e come al calcolo spicciolo, è chiaro che non ne veniamo fuori. Non ci potrà piacere mai. La matematica è il linguaggio, la matematica è riflessione, la matematica è discussione, approfondimento, dimostrazione. È anche una materia dove noi dobbiamo parlare. Lo studio orale vuol dire che si fa con la bocca, no? Osso oris in latino vuol dire orale. L'interrogazione orale di matematica, nell'interrogazione orale di matematica, il ragazzo deve essere lasciato parlare. Purtroppo, parlo delle mie parti, no? Perché non voglio, diciamo, fare... Tonino, scusami, c'è praticamente Prego. Lucrezia, che è una studentessa, che chiede di entrare. Sì. La faccio entrare? Ragazzi, ditemi per favore. Sì, prof. Allora, chi è che esce di voi? Esce un attimino Licia, che lascia il posto a Lucrezia, vai. Ah, perché c'è una quantità massima, sì. Licia, Lucrezia, non ti vediamo, Fatti vedere con la webcam. Ciao Lucrezia, da dove ci chiami? Da quale parte d'Italia? Verona. Da Verona, che cosa studi di bello? Sono al Polisani, al secondo anno, e faccio amministrazione, finanza e marketing. Ok, senti, prima di farti fare la domanda al professor Filardi, nella chat compariva il fatto che tu sei un'ammiratrice di Vishnu, diceva, non lo conosci? Lo segui per quanto riguarda la sua attività di rapper? Sì, lo segue per quanto riguarda la sua attività di rapper, ha ascoltato qualche canzone e le piace. Okay, è una musica che va molto tra i giovani, quindi le piace. Grazie mille. Allora, dici una cosa, facci capire quindi, praticamente perché lo conosci? Dici questo, poi ti facciamo fare la domanda, vai. Come mai hai conosciuto Vishnu? Dove l'hai conosciuto? Voci. Da delle amiche, insomma, giravano queste voci, allora ho iniziato un po' a seguirlo. Ho capito. Ma perché hai fatto anche dei concerti dalle parti di Verona? Vishnu, hai fatto qualcosa dalle parti di Verona, hai cantato? No, ancora purtroppo no, anche perché in fase di Covid non si può fare nulla, però in un futuro magari organizziamo qualcosa. Sia magari nella mia zona dove abito io, magari poi ci sono. Sì, magari. Ho capito. Va bene, senti Lucrezia, volevi chiedere qualcosa sulla matematica, la fisica al professore Filardi che c'è stasera? Avevi qualche domanda che volevi provare a porre? Volevo chiedere se era le origini proprio della matematica, le prime origini della matematica. Cioè, esattamente. Ripeti la domanda per favore, perché ho dovuto aprire la finestra, c'è un caldo pazzesco qui. Mi ero chiuso completamente, stavo liquefacendo, stavo transendo allo stato liquido. Sì. Volevo chiederle quali sono le origini della matematica, cioè proprio quando è nata. Cioè, dici, i primi filosofi si sono posti i problemi matematici, chi erano? Questa è la domanda. Perfetto, sì. La matematica praticamente è nata proprio, è cultura classica. In pratica, perché il tema di questa discussione era matematica e cultura classica. La matematica è la cultura classica per eccellenza. La matematica nasce con Talete. Talete è un filosofo greco con cui nasce la filosofia. Talete è il primo filosofo, Talete è il primo matematico. E abbiamo della matematica, c'è anche la cosiddetta matematica preellenica, perché gli assiro-babilonesi, eccetera, i popoli precedenti hanno fatto qualcosa, ma la matematica nel vero senso del termine nasce in Grecia. Avevo detto prima che nasce la fisica in Grecia, in effetti nasce anche la matematica, ma perché la differenza fondamentale fra la matematica preellenica e la matematica greca è importantissima. Per esempio, pure gli egiziani calcolavano il volume delle piramidi, no? La matematica perché nasce anche da un punto, diciamo, per esigenze pratiche. A un certo punto, per vendere case e terreni, bisognava misurarne l'area e il volume, no? E quindi la matematica nasce per scopi esclusivamente pratici, soprattutto commerciali. Chiaro? La matematica nasce per scopi pratici.
i greci sono i primi che hanno studiato la matematica, i greci sono i primi che hanno studiato la matematica invece da un punto di vista esclusivamente scientifico. Questa è la differenza, perché i greci fondano la matematica come disciplina scientifica. Il metodo assiomatico, il metodo ipotetico-deduttivo inaugurato da Euclide, in effetti c'è, poteva nascere soltanto in Grecia. Però la matematica comunque ha, risponde anche a delle esigenze pratiche. I greci l'hanno fondata proprio, hanno creato il ragionamento. Aristotele ha creato la logica, e in effetti la matematica, così come la conosciamo e come ancora viene insegnata in tutte le scuole del mondo, poteva nascere soltanto in Grecia. Pure questo titolo di oggi, questo genialissimo titolo di oggi, Matematica e Cultura Classica, potrebbe essere sia congiunzione che verbo. La matematica è il massimo della classicità. Cultura classica che significa? Quando noi parliamo di cultura classica, normalmente ci rifacciamo ai latini e ai greci. Quella è la cultura classica. Bene, ma la cultura classica perché si chiama così? Classis in latino vuol dire modello. Il classicismo è il modello, e il modello per tutte le altre culture. E allora, da questo punto di vista, la matematica poteva nascere solo in Grecia. La Grecia è stato proprio modello per tutta la civiltà occidentale, sia per quanto riguarda la matematica che per quanto riguarda la fisica, in effetti, che sono sempre, che ne dica, Antonov, non Antonov. Antonov. Matematica e fisica sono due facce della stessa medaglia, in effetti sono estremamente interallacciate. La cattedra di matematica e fisica esiste soltanto nei licei italiani, e onore e vanto della scuola italiana che una volta, non adesso, una volta tanto tempo fa, era la migliore scuola del mondo. La cattedra di matematica e fisica esiste solo in Italia. In Francia, per esempio, l'insegnamento della matematica è stato sempre tradizionalmente separato dall'insegnamento della fisica. Ma siamo noi, Italia, che dobbiamo essere da faro per tutti gli altri popoli. Perché quando ancora gli altri popoli si spostavano con le liane, e noi avevamo inventato la civiltà sia la latina che greca, no? Quando già la civiltà latina e greca esisteva, gli altri popoli, per spostarsi da un punto all'altro, usavano le liane. Poi, mi scusi, c'è un ascoltatore su YouTube che le fa una domanda. E sì? Le pone questa domanda qua. Perché la scuola non racconta... Innanzitutto l'ascoltatore si chiama Nat e chiede perché la scuola non racconta la parte filosofica della matematica, secondo lei? Questa è una grossa insufficienza della scuola. No, io per esempio nel mio piccolo la racconto. Assolutamente io non tralascio mai la parte filosofica né della matematica né della fisica. E quindi dipende anche dai docenti, dalla preparazione di ciascun docente. Certo, purtroppo allora, perché la scuola tralascia la parte filosofica della matematica? Il discorso sarebbe di civiltà. Allora, voi dovete pensare che nel 1911 c'è stato un congresso di filosofia a cui partecipavano un certo Benedetto Croce, non so se l'avete mai sentito nominare, e un certo Federico Enriquez, ne abbiamo parlato anche prima. E che cosa è successo? Quando Federico Enriquez, professore ordinario di geometria all'Università di Bologna, voleva dire qualcosa e si trattava di un congresso di filosofia, Benedetto Croce lo apostrofò malamente dicendogli: lei stia zitto, può parlare al massimo solo di matematica e non di filosofia. Cioè, qual è il problema? Purtroppo dipende dall'idealismo crociano. Purtroppo la scuola italiana ancora adesso è soggetta a questo idealismo, a questa forma molto stupida di idealismo che è l'idealismo crociano. Io detesto Benedetto Croce, sia ben chiaro, e ancora ne soffriamo. Praticamente... Tonino, scusa, ti interrompo solo un attimo per dire che salutiamo Lucrezia. Ciao Lucrezia. Se vuole... Soprattutto mi scuso con Lucrezia, facciamo perché l'ho fatta nel momento del bisogno. Facciamo parlare Antonio. Sì, no, io non stavo seguendo il vostro discorso perché Antonio, scusa. Sì. Si vede Davide Antonio, riusciamo a vederlo? Sì. Davide, no. Rispondi.
Ok, non so, lo vedete ragazzi, si vede su YouTube, ti vediamo. Si vede nella diretta, si okay, vede perfetto. Lucrezia, il professor Molitani. E allora, direi a Lucrezia che la salutiamo, se può disconnettersi, grazie. Ciao Lucrezia. Buonasera. No, spero che sia stata soddisfatta della mia risposta. Veramente ci hai spiegato quali sono le origini della matematica. Antonio, tu vuoi dire qualcosa? Un professore di matematica, che cosa possiamo chiedere a un grande pensatore, un filosofo, un cruccio, in realtà è una sorta di cosa che mi chiedo anch'io, cioè fondamentalmente la matematica è razionalità, no? E comunque si fonda sulla logica. Beh, sì. Che tutto quello che noi mostriamo è quantomeno stato dimostrato, quasi tutto quello che è stato dimostrato. Può sussistere un rischio, cioè nel senso che si diventi eccessivamente razionali e ci si distacchi un po' dal... cioè che il pensiero critico prenda il sopravvento sul lato umano, no? Perché mi capita a volte che chi si erge a paladino del raziocinio arrivi a, come dire, a considerare, non, diciamo, ad avere scarsa considerazione di chi non è avvezzo proprio a un pensiero logico, razionale o quantomeno che implichi un ragionamento, teorema, dimostrazione, no? Non so se ho reso l'idea. Questo mi è capitato spesso e volentieri. Ora, ben lungi da me, diciamo, utilizzare questo metodo di comunicazione, perché mi piace far capire ancora prima di aggredire, anzi non mi piace proprio aggredire, nel senso, però mi è capitato che in molti pensatori, no, in molti razionali, che in quanto tali non hanno proprio il dialogo a portata di mano e che tendano a prendere il sopravvento sull'interlocutore e a farlo tacere perché sì, perché io ne so più di te. Cioè, non so se ho reso l'idea. L'ho improvvisata un po' la domanda, però cioè, spero che in italiano si sia capito. Matematica. Chiaro che, come diceva Lucrezio, e qua memento rebus in arduis, no? Cioè bisogna essere, diciamo, avere una visione equilibrata. Cioè il matematico e il fisico devono comprendere che anche l'aspetto umanistico è fondamentale. E l'umanista
il laureato in lettere, per esempio, deve comprendere che comunque pure la matematica ci può dire molto. Se noi abbiamo la visione di una cultura con compartimenti stagni, questo è il cassetto della matematica, quello è il cassetto della, addirittura c'è chi ce l'ha appunto, il cassetto di matematica, il cassetto della fisica, questo è il cassetto della, delle lettere classiche, è chiaro che non potremo andare avanti. La parcellizzazione della cultura di cui parlava il professor Antonuzzi prima è un pericolo gravissimo. È per questo che Edgar Morin ha fatto, il famosissimo sociologo francese, ha scritto delle opere, dei libri meravigliosi al riguardo. E cioè, non è vero tutto sommato che la matematica sia soltanto razionalità. La matematica è anche poesia. Così come non è vero che la poesia sia soltanto sentimentalismo stupido. La poesia è anche matematica, la poesia è anche proprio quantità metrica precisa. Hai letto le poesie, per esempio, di Virgilio, di Orazio, o anche le poesie greche, le poesie greche sono di una musicalità incredibile, ma la musicalità è soprattutto matematica. Il rapporto, questa è una scoperta di Pitagora, se vogliamo, no? Il rapporto che diciamo le frequenze musicali gradevoli all'orecchio rispondano proprio a dei rapporti matematici precisi, in effetti è una scoperta dovuta a Pitagora. Orazio diceva che c'è tutto ha una misura e deve avere una misura, per cui anche c'è quell'aspetto. Sì, sì, certo. E dunque, praticamente la matematica, diceva Victor Hugo, la matematica confina, la matematica c'è anche nell'astronomia e l'astronomia confina con la poesia. Sapere, pensare, sognare, tutto qui. Cioè ci sono dei grandissimi geni che in effetti hanno superato il muro del pianto in mezzo che la persona comune, l'uomo della strada mette fra scienza e umanesimo, ed è quello verso cui noi dovremmo andare. È proprio quel discorso che si faceva di Benedetto Croce nel 1911, proprio la scienza era considerata, la matematica era considerata roba per ingegni minuti, cioè per persone che non capivano niente. Si diceva mathematicus purus purus asinus, il matematico puro è un asino. Ma per questo, perché semplicemente veniva esaltata la differenza che c'è fra questi due aspetti della realtà, fra questi due aspetti della cultura, che invece noi dovremmo, per questo Snow parla di due culture. Il problema è che il sapiente, la persona veramente in gamba, la persona veramente colta, deve superare questa dicotomia, cioè questa differenza, dicotomia significa differenza, questa dicotomia enorme che potremmo cogliere tra l'aspetto razionale e l'aspetto, diciamo, sentimentale della realtà. Noi abbiamo avuto anche nel corso della letteratura, e c'è stato il romanticismo, è stato una, diciamo, una reazione all'illuminismo, se vogliamo, no? Ma perché ancora è chiaro, l'illuminismo privilegiava l'aspetto razionale della realtà. Vi ricordate il culto della Dea Ragione, quella grandissima idiozia che hanno detto gli illuministi, e quindi per reazione all'illuminismo è stato il romanticismo. Manzoni parla, mi pare nel 5 maggio, dell'un contro l'altro armati, cioè il secolo del romanticismo era armato contro il secolo dell'illuminismo. In effetti la cultura deve comprendere. La parola cultura ha la sua radice etimologica dal cum latino. Cum in latino significa con. Fare un'operazione culturale significa unire, unificare, vedere gli aspetti più, tutti i vari aspetti di una determinata realtà. Noi quando facciamo cultura, per esempio la fisica, perché parla di elettromagnetismo? Perché tutti gli, i fenomeni elettrici e magnetici li sussume sotto le equazioni di Maxwell. Maxwell nell'Ottocento ha fatto quella geniale opera che sono le equazioni di Maxwell, con quattro principi praticamente descrive tutto l'elettromagnetismo. Quando noi facciamo un'operazione culturale, nel momento in cui riuniamo quello che ha fatto Cartesio con esatto, stavo per dire Cartesio, ma mi sembra anche Gödel ci abbia lavorato. Gödel è un altro discorso, cioè Gödel ha fatto la
il discorso della logica è molto, lo dico io che fate delle domande che richiederebbero 3 giorni e 3 notti per rispondere. Il teorema dell'incompletezza di Gödel è importantissimo. Tanto domattina non vado a lavorare. Come? Tanto domattina non vado a lavorare, il tempo c'è. Vabbè, sì, però detto qualcun altro. Il teorema dell'incompletezza di Gödel è fondamentale, perché Gödel cosa dice? Dice che praticamente è impossibile dimostrare la veridicità di una cosa all'interno del sistema stesso, cioè ogni sistema deve avere dei postulati, cioè delle cose che non si possono dimostrare e che si possono dimostrare soltanto uscendo da quel sistema. Il cosiddetto teorema dell'incompletezza di Gödel. Il teorema dell'incompletezza di Gödel è un'iniezione di umiltà per tutti, soprattutto per gli scienziati. Cioè la fisica deve essere fondata su qualcosa, su dei presupposti indimostrabili. Infatti, per esempio, è fondata su MA uguale F, che è un principio, no? Parliamo di principio fondamentale della dinamica perché si parte da MA uguale F, ma il principio si enuncia ma non si dimostra. La matematica, per esempio, è fondata sul concetto di numero. Se io vi chiedessi che cos'è un numero, voi non lo sapreste dire, perché il numero, come si dice, si intuisce ma non si definisce. Ma tutte le discipline, sia la matematica che la fisica che tutto il resto, devono essere fondate su qualcosa che all'interno di se stesse non si può dimostrare. Questo sarebbe il teorema. Avete capito, ragazzi, qualcosa? State attenti, svegli, se no perdete tutto. Questi pensano all'amore. Vishnu prima ha pensato all'amore con questa Lucrezia che l'ha cercato per via del rap. Sapete che anche la prof Artino, sapete che forse si è innamorata di uno, però poi si pone sempre un problema, no? Loro conoscono molto bene la prof Artino. Se quello lì non la corrisponde, che facciamo? Ragazzi, lo stranguliamo. Là la matematica non ho capito cosa avete detto. Come? Lo stranguliamo, prof, in poche parole. Che vuol dire? Che gli facciamo capire che bisogna essere delle persone con dei sani principi, che se uno vuole stare come il Sartino, sappiamo che lei cerca una persona posata, in gamba, che segui Galateo, insomma, un gentiluomo. Va bene, dai, allora facciamo lo sfanculamento, se per caso la professoressa Artino non è corrisposta. Va bene, qui c'è, vuole entrare Nicola Basilotta. Chi è che c'è, ragazzi? Via. Che facciamo? Vorrà porre qualche domanda. Fammi capire una cosa, Vishnu, entra l'altro amico oppure no, quello dopo? Sì, se può entrare, entro. Allora, aspetta un attimino che fra 5 minuti lo facciamo entrare, guarda. Allora, facciamo uscire il prof Moliterni, che poi lo facciamo rientrare, e facciamo entrare Nicola, vai. Non so se Davide riesce a metterci direttamente Nicola Basilotta, se riesce a farcelo vedere direttamente, dacci un... Prof, riesci? Dovrebbe un attimo il professor Moliterni uscire. Ok. Allora, vai. Dunque, che riesci Davide a collegarci? Allora, dici tu, dacci il via che poi partiamo, Sì, prof, ci siamo. Ok. Nicola, allora, presentati, facci capire esattamente chi sei, hai interloquito un po' con me sul canale, no? Ci siamo conosciuti perché eri un cultore della matematica. Dimmi prima una cosa, però, mi permetto di darti del tu, anche se non ci conosciamo. Perché la matematica? Come mai in questa fase della vita ti stai avvicinando a questa materia, a questa disciplina? Aspetta, è il microfono mutato, quindi non riusciamo a sentirti. Ok, ci siamo? Sì, dici un po', Nicola, come mai ti sei avvicinato? In pratica, giusto per spiegarvi un po', io ho 32 anni e sì, praticamente sto lavoro attualmente, diciamo, per un'industria grafica. Sì. Siccome gestisco, diciamo, un piccolo reparto di questa industria, diciamo che avendo fatto anche lo scientifico parecchio tempo fa, ho deciso poi un anno fa di intraprendere la facoltà di ingegneria gestionale per, diciamo, concludere un po' quello che avevo fatto. Ingegneria gestionale dove? In quale città, Nicola? Scusaci. In realtà io sono a Padova, in realtà sì, sono siciliano, poi sì, trapiantato e adottato diciamo dalla città di Padova. Sì. Quindi sì, io mi sono iscritto a ingegneria gestionale per dare un po' senso a quei 5 anni della mia vita che ho un po' abbandonato per un po' di tempo per diversi motivi, sì, che il professore già conosce. E poi, diciamo, ho capito che avendo già avuto a che fare la cosa da 12 anni, quindi da subito dopo la maturità scientifica, ho capito che se nella vita
vuoi, diciamo, fare qualche passo in più e non rimanere, diciamo, nella mediocrità, bisogna un attimino affinare un po' quelle che sono le proprie capacità. Quindi per questo forza... è un messaggio importante anche per i nostri giovani, no? Cioè devono, perché a volte loro sottovalutano questo aspetto di cui stiamo parlando. Sì, è ovvio che non è stata una scelta molto semplice, perché io ho anche famiglia, quindi mi alterno studio e lavoro contemporaneamente, quindi non è assolutamente facile, però diciamo che deve partire tutto un po' dalla testa. Quindi anch'io allo scientifico 12 anni fa, quando ho fatto praticamente il quinto anno, 12-13 anni fa, io non ero una cima in matematica, non tanto per le mie capacità, credo, ma più che altro perché a quell'età si pensa troppo spesso ad altro. Quindi sicuramente forse 5 anni fa non avrei nemmeno scelto ingegneria, cioè 12 anni fa non avrei nemmeno scelto ingegneria, probabilmente avrei scelto altro, però col tempo, avendo già alle spalle più di 10 anni di lavoro, capisci quali sono le tue, diciamo, quelle che chiamano skills, no? Nel mondo del lavoro. Le soft skills, no? Di cui si parla molto adesso. Sì, esatto, quindi diciamo che ho avuto la fortuna, tra virgolette, di aver lavorato sin da subito, e sto facendo il percorso un po' al contrario, quindi mi sono subito cimentato in diversi lavori che vanno dall'ambito proprio operativo a quello commerciale. Adesso è arrivato il momento di fare un po' il salto di qualità, o almeno provarci, perché sicuramente l'università, la mia è una telematica, la Uni Nettuno, non so se voi la conoscono. Sì. Per fortuna è una delle più autorevoli in Italia, visto che non godono di chissà quale, diciamo, un problema di reputazione, no? Spesso non hanno una reputazione, però almeno la Uni Nettuno è valutata dall'Hamburg, che sarebbe un ente ministeriale che la valuta tra le migliori, quindi la migliore in Italia, quindi, e tra l'altro posso garantirvi che si studia, e anche parecchio, quindi... per chi volesse cimentarsi, non prendetela sotto gamba. Perché... E cosa stai studiando adesso di matematica, Nicola? Quale parte? Io in realtà ho conosciuto il professor Antonuzzi attraverso il canale, facendo delle ricerche su YouTube, perché il corso di laurea prevede lo studio, cioè il corso prevede la materia di calcolo e algebra lineare. Quindi io, essendo molto arrugginito in materia e non avendo, diciamo così, approfittato di quei 5 anni, ho dovuto, diciamo, riprendere tutto il programma dei 5 anni, o quantomeno almeno l'ultimo, quello del triennio. Quindi attualmente sto un po' ripassando quelli che sono arrivato, diciamo, ai limiti, per intenderci. Quindi procederò con sempre le lezioni del professor Antonuzzi, con derivate e così via. Perché ci sono sulla chat alcune persone che si ritrovano nella stessa situazione tua, che complimentano con te. C'è Nat TT che dice: sono più o meno nella tua stessa situazione, ti capisco benissimo, non è mai troppo tardi, è vero. Poi anche Luca D'Amato, che abbiamo conosciuto l'altra volta perché ha posto delle domande al professor Giorgio Ragusa, dice: grande, non è mai troppo tardi, abbiamo la stessa visione, siamo in 3 ragazzi. Sì. Poi volevo anche rispondere a uno dei ragazzi che aveva chiesto se avesse senso in una scuola, credo fosse di uno scientifico, fare materie umanistiche con la matematica. Per quanto mi riguarda, il mio parere personale, credo che la materia umanistica che più mi ha aiutato ad aprire la mente è stata la filosofia, che, diciamo, è stata quasi come una matematica, la filosofia, perché in realtà è forse più come una fisica che come una matematica, perché ti aiuta un po' a comprendere meglio quello che ti circonda e sviluppare tanto senso critico. Quindi rispondo anche io con sicuramente sì, le materie umanistiche sicuramente sono da tenere in conto, forse non tutte, è anche vero, perché quando facevamo Manzoni, diciamo, non era il mio, non amavo particolarmente quella materia là, quindi Promessi Sposi e così via, non... facevo fatica a seguirli, però per il resto diciamo che è servito molto. Soprattutto... Nicola, vuoi fare una domanda al professor Tonino Vilardi? C'hai una richiesta che volevi fargli, qualche domanda? In realtà, più che una richiesta, colgo, diciamo, l'occasione per... perché ho capito che ha anche lui un canale, siccome dopo calcolo farò fisica, quindi mi iscriverò al canale, quindi recupererò anche quella fisica che ho perso ormai col tempo. Allora, sì, tu mi ricordaci ancora, come fanno a trovare il tuo canale
gli utenti che vogliono iscriversi, così magari... Matematica, fisica e bellezza si chiama, c'è l'effigie dei miei figli, no? La bambina, la sì, no, Sofia e Umberto. Ho messo il nome del canale, il link del suo canale sulla chat del Ah, benissimo, grazie. Perciò sì, la fisica e bellezza vanno. Io l'avrei fatto pure, però ci avrei messo una mezz'oretta, quindi hai fatto meglio tu, sì. E così siamo più rapidi. Però basta digitare anche su YouTube nome e cognome, Tonino Filardi, si vede subito. Se vuoi approcciarti, avvicinarti alla fisica, okay, con calma sempre, senza arrabbiarsi, puoi fare una cosa. Nel mio canale non c'è solo fisica generale primo corso e fisica generale secondo corso, che sarebbero a livello universitario. Potresti fare la fisica del liceo scientifico. Sì. Io adesso l'ho divisa in 5 playlist, primo, secondo, terzo, quarto e quinto. Primo e secondo è comunque, si può, in prima battuta si può tralasciare, poi magari cominciare dal terzo, e sarebbe un approccio molto più soft, no? Un approccio chiaro, molto più... Sì, sì, è chiaro che dovrei riprendere come ho fatto per la matematica anche lì, pian piano, perché sennò... No, certo... Sì, sarebbe impossibile. Sì, soprattutto per la fisica, certo, cominciare subito a livello universitario non avrebbe senso. Esatto. Sì, questo è un consiglio. Tonino, volevo chiederti un consiglio, sì, in questo periodo, che è la parte finale dell'anno, mi succede. Io vorrei chiederti un consiglio, come fanno tutti quelli. Beh, uno te lo chiedo io, poi me lo chiedi uno tu. Ma sì, io ho tanti alunni in questo periodo che mi stanno andando male nelle interrogazioni, mi prendono una barca di due o di tre. Ah. Che si può? E vedo che ci rimangono male loro. E ci rimango male io. Certe volte mi chiedo proprio, ma dove sbaglio? Sono proprio così imbranato? Tu che mi consigli di fare? Salutiamo Nicola. Grazie Nicola, ti salutiamo. Ciao, ciao. Ciao. No, la prima cosa è non metterli. Aspetta. Sì. Che dicevi, Tonino, che cosa ci consigli? Non metterli questi due o tre. Se ti fanno stare così male, non li mettere. Ma per un motivo, guarda, cioè molto semplice, io faccio le cosiddette interrogazioni programmate, cioè le cosiddette liste, si chiamano al nord, le chiamano liste, da Roma in giù interrogazioni programmate, nel senso che stabiliscono i ragazzi quando... Li facciamo anche noi, prof, noi stabiliamo il giorno e l'ordine di chi è interrogato e così sappiamo e ci prepariamo per quel giorno, così senza dover prendere dei voti negativi. Allora, e tu sei docente del professor Antonuzzi? No. Io abito a Parma, prof, vicino Parma, sono in Emilia Romagna. Ecco, perché con le interrogazioni programmate, in effetti, questo problema penso che si argini. Non dico che si elimina del tutto, però si argina. Perché io onestamente, il professor Restifo, quello di cui abbiamo parlato prima, pure accettava i cosiddetti volontari, no? Le interrogazioni programmate. E lo faceva anche lui 40 anni fa nella scuola di 40 anni fa, lo possiamo fare noi adesso, perché in effetti io non posso pretendere, non me la sento di pretendere che un ragazzo sia preparato tutti i giorni su tutto il programma, perché nelle interrogazioni programmate io chiedo tutto il quadrimestre, diciamo, non so in quale sia la divisione nelle vostre scuole, chiedo tutto il quadrimestre, sia in matematica che in fisica. Non posso pretendere che tutti i giorni tutti siano preparati su tutte, non so, su 50 pagine, per così dire, di matematica e 50 pagine di fisica. Quindi chiedo sempre la lezione del giorno, cioè i ragazzi devono comunque sempre avere contezza di quei 5 minuti di spiegazione che ho fatto il giorno precedente, perché il metodo è una parola greca che vuol dire strada, metodo si impara così, giorno per giorno e studiando quel tanto al giorno con calma. Scusami, mentre concludi la risposta volevo dire a Riccardo Borsani, che era entrato per farti una domanda, ecco, sì, si rende visibile, perfetto, se riusciamo a vederlo in grafica così poi ci parliamo un attimo, lo salutiamo. Finché dicevi, scusami Tonino, ti ho interrotto. Praticamente petit à petit l'oiseau fait son nid, diciamo in francese, a poco l'uccello fa il nido, cioè noi studiamo giorno per giorno e ogni giorno siamo tenuti a fare quella cosina e nell'interrogazione programmata rispondiamo su tutto il programma. Forse con la clausola a piedi pagina che però se il programmato per quel giorno non viene prende due lo stesso, la vittoria fuori casa, due lo stesso, vittoria, come diceva un mio grande, quel professor Luigi Marino che poi ho scoperto essere parente di mia moglie,
la vittoria fuori casa nel caso in cui non si sia preparati sulla lezione del giorno. Sulla lezione del giorno devono rispondere tutti i giorni, però su tutto il programma lo fanno solo i programmati. Ho capito. Probabilmente si potrebbe aiutare a dare qualche tre in meno, a soffrire in meno, se noi sì. Posso fare due domande a Riccardo e a Vishnu? Sì, sì, prof, sono entrambi nella grafica. Innanzitutto, ciao Riccardo, come stai? Stai bene? Buonasera. Sì, sì, tutto bene. Sei in forma. Senti, ma tu so che hai collabori con Vishnu e sei, diciamo, voi siete la coppiata vincente, lui che fa i testi e l'esibizione e tu che curi un po' di più la parte musicale e artistica. Esattamente. Senti, fammi capire, io conosco abbastanza bene le sue canzoni perché alcune le ho sentite scaricandole da Spotify, poi ci dirà lui, altre su da Amazon, altre invece me le ha gentilmente concesse lui gratuitamente. La musica che c'è effettivamente noto che è una musica molto complessa, difficile, a volte anche un pochino elaborata. La prepari tu quella musica? Con quali strumenti ci sei? Sì, allora io utilizzo principalmente software sul computer, sì. Però comunque c'è un aspetto fisico, quindi non è solo tramite mouse e tastiera, ma comunque ho strumenti fisici come una tastiera da attaccare al computer o una chitarra, tutte appunto strumenti per suonare realmente. Quindi tu, Riccardo, conosci la musica per intenderci, cioè sai suonare una pianola? Non sono mai andato a una scuola effettiva, non ho mai studiato, è stata sempre autodidatta da quando ho iniziato. Sì. E pianino, ispirandomi ad altri cantanti, altri producer famosi, o prendendo delle lezioni online, così pian piano ho imparato qualcosa, il minimo indispensabile, diciamo. Sì. Ovvio, non posso regolarmi ai migliori. Però per creare le tracce, poi comunque penso che un minimo in più lo sai, perché ci sono delle scale, dei cambi di marcia. Comunque il minimo di cultura, come per esempio le scale di accordi, o almeno sapere quale accordo va bene con un altro accordo, quali note vanno bene con altre, è appunto la base per riuscire a produrre qualcosa. Cioè, tu come fai a creare quella musica? Te lo crea automaticamente il software oppure devi un pochino lavorarci dopo? Sono musiche molto belle, effettivamente. No, allora... Io e Riccardo ci siamo messi d'accordo in questo modo. Praticamente noi... Cioè, io mi ispiro delle basi su YouTube, prendo ispirazione dalle basi, io giro queste basi che sono presenti su YouTube a Borsani e gli dico... Cerca di fare una cosa simile, cerca di proporre una cosa del genere con, diciamo, gli stessi BPM. BPM sono, diciamo, è la metrica per andare a tempo. E nulla, praticamente facciamo così. Poi ovviamente ci sono diversi generi musicali che curiamo, soprattutto Luci Spente, prof, che lei credo che la conosce, la base che ha fatto appunto Borsani, ci abbiamo messo insieme molto tempo, perché vai, Borsani, se vuoi raccontare tu quella storia brevemente. Sì, ci sono stati... vari disguidi e problemi per quanto riguarda magari piace a uno ma magari a un altro non piace una cosa, allora si chiede di modificare, però dopo la modifica sorgono altri problemi, questo non mi piace, da mettere a posto, e quindi è uscita il 4 di marzo, no, di aprile, però che cosa, Luci Spente è stata l'ultima che è uscita? È uscito il 4 d'aprile, ma il progetto era iniziato ai primi di dicembre, per far capire quanti problemi ci sono stati. Cioè, volendo l'avremmo fatta, perché il progetto iniziale era farlo uscire i primi di marzo. Ok. Era far uscire dal primo di marzo, far uscire le prime tre canzoni, tutte circa due o tre settimane di distanza, però appunto per questi vari problemi abbiamo dovuto spostare e allungare un attimo i tempi. Io ho una domanda per Riccardo, ma sì. Tu usi per comporre le basi beat fuori studio per caso, il software fuori studio, che io so che di solito viene usato molto? No, io utilizzo FL Studio. FL Studio, ok. FL Studio, però all'inizio Luci Spente, la prima bozza di base è stata fatta con un altro programma che usavo un po' di tempo fa, che era molto più limitativo, molte meno funzioni e non era, diciamo, professionale come quanto come FL Studio, perché era proprio un programma gratuito di quelli entry level per iniziare a fare qualcosa. Infatti era venuta un po' male, no? Poi l'ho rifatta su FL Studio ed è venuta 10 volte meglio, poi vari miglioramenti. Quanto costa FL Studio se uno volesse comprarlo? Non è gratuito, immagino, no? No, allora, non è gratuito, ci sono vari piani di offerte, poi che passano da, le versioni quella completa, che è la Producer Edition, mi sembra, che mi sembra costi 800 e passa euro, 899 euro,
oppure la start la entry edition, una roba del genere, che ne costa 150, che è quella che ho preso io. Sì. E poi vabbè, c'è la versione trial, quella di prova, però ci sono varie pack nella versione di prova, una di quali la più importante, cioè la più limitativa, è che un progetto non lo puoi, cioè lo puoi salvare ma non lo puoi più riaprire. Praticamente quando devi fare tutto in una volta, perché se tu lo chiudi lo puoi più editare, lo puoi riaprire per ascoltarlo, ma non puoi andare in editing. No, proprio non te lo fa più riaprire, ti dà il progetto e ti dice: per riaprire questo progetto, per editarlo, ti serve la versione sbloccata. E quindi bisogna comprare una delle versioni a pagamento. Ho capito. Senti, ma quindi lui ti propone delle basi, ti dice: guarda, ispirati a questa. Poi tu con questi software prepari le basi per lui, e poi i testi arrivano successivamente, dopo che tu hai preparato già la musica. No, lui prepara i testi ispirandosi appunto a queste basi su YouTube. Sì. E più che altro ispirandosi alla melodia, alla melodia principale, quindi il giro di note. Sì. Poi me la passa a me, avendo già il testo e tutto. Io la rifaccio a modo nostro, diciamo, quindi rivisitando, prendendo solo il giro di note, e poi rivisitando, tipo, per quanto riguarda la batteria, per quanto riguarda i sottofondi, ok? E poi da quella base lì andiamo in studio e registriamo la sua voce col suo testo su questa base rifatta. Esatto. Che poi il fonico ci ha aiutato molto, che è il tecnico audio, che appunto ha risolto luci spente, che appunto la base, diciamo, era lui il critico, perché lui ha studiato per più di 10 anni, credo, comunque molto esperto, per quel motivo appunto ci ha aiutato. Ora, adesso non so quando, ma tra una o due settimane, non so quando, e magari anche più tardi uscirà un altro pezzo, sempre prodotto da Borsani, poi ovviamente ci sono stati disguidi anche lì, però comunque però... è un nuovo pezzo che io e il prof ho mandato in anteprima assoluta, poi che girerà anche su una radio, comunque ci saranno tante novità, e dai, capo, non vediamo l'ora. Poi abbiamo anche in mente un video musicale, che oggi sono venuto da... proprio da Borsani sono venuto a casa sua con il videomaker, un chitarrista. Sì, oggi c'è stato un meeting per metterci d'accordo, per fare un brainstorming, un paio di idee su come fare il video, perché quando è stata proposta l'idea del video, tutti hanno detto di sì, però avevano tutti idee diverse, quindi abbiamo dovuto un attimo mettere appunto queste idee per far sì di metterci d'accordo. E quindi prossimamente vedremo come fare. Esatto. Ma in media più o meno quanto ci vuole per creare un video, metterlo a fine, con sotto una base musicale, tutto quanto, e poi pubblicarlo su YouTube, più o meno? Allora, puoi parlare tu, forse, come vuoi. Io ho esperienza, ho fatto un video di bassa qualità, però... Allora, io, questo mio amico che fa, che non è che fa il videomaker di o lavoro, che però lo fa per passatempo, perché comunque sua mamma fa la fotografa, quindi gli insegna a usare i programmi per quanto riguarda Photoshop, Premiere, montare i video e saper mettere effetti, cose. Ma più che altro so anche che costa perché io, come dicevo oggi a Robby, che ci siamo sentiti, conosco un po' di persone che comunque, ad esempio, c'è un ragazzo adesso che sta andando molto su di livello, tipo sta facendo delle cooperazioni con Sto Record, l'etichetta discografica di Gali, e lui mi ha detto che un video le è costato tipo 400-500 euro, cioè cose molto alte. Infatti si investe molto. Chiaramente non credo che Robby subito inizierà da 500 euro, anzi lo spero, farà una roba molto... No, più che altro, per quanto riguarda il video, siamo anche fortunati, perché appunto c'è questo mio amico che conosco da un po' di tempo, che lui ci faceva video. Allora, io ho anche una passione per quanto riguarda la mountain bike, comunque saltare con la bicicletta, no? E lui ci veniva a fare i video, a me e ad altri miei amici, a fare le riprese carine mentre saltavamo, non facevamo i percorsi. Sì, un videomaker. Esatto, e perché avendo appunto sua mamma che fa quello di lavoro, gli dà le basi, gli insegna un paio di cose, e lui non ci fa pagare niente, perché dice, cioè noi gli abbiamo pure detto, io gli ho pure detto, se vuoi dimmi qualcosa che vuoi, cioè non mi faccio problemi, perché comunque è tanto lavoro, perché oltre che registrarlo, devi anche montarlo, effettarlo, mettere la musica, cioè... è lavoro. E ho detto, se vuoi qualcosa dimmelo, cioè non è un problema, però lui continua a dire che non vuole niente, e quindi siamo fortunati anche appunto. Riccardo, io sento moltissimo, non so se
di, se l'avete visto anche noi, per esempio della musica, diciamo, internazionale, che però è interpretata da giovanissimi interpreti irlandesi, perché a Dublino c'è un'iniziativa che a me piace molto, il comune di Dublino sostanzialmente incentiva moltissimo questi giovani artisti che fanno, che organizzano proprio flash mob musicali, quindi entrano in strada, si espongono, si registrano con un banale telefonino, mettono poi le proprie canzoni cantate per strada direttamente su YouTube e hanno milioni e milioni di visualizzazioni. Ci sono alcune di queste canzoni che hanno 80, 90 milioni di visualizzazioni e cantano però benissimo, sono proprio dei grandi professionisti. Non sarebbe possibile riproporre anche per voi una sorta di flash mob, magari con l'aiuto anche di altre persone, di noi adulti, in modo che riusciamo a far conoscere, arrivare un pochino più capillarmente le persone? Sì, si potrebbe organizzare qualcosa, ovviamente, per quanto in questo periodo è molto difficile per quanto riguarda appunto tutte le norme di sicurezza, però si può pensare di fare una cosa del genere, comunque cercare dei momenti in cui riuscire a, non so come dire, a sponsorizzare, comunque a prendere la palla al balzo, insomma. Esatto. Bisogna prenderla. Proprio esatto. Guardate, ad esempio ce n'è una che si chiama Early Sherlock, un altro si chiama Quan Darkin, prova a cercarlo che lo trovate, te lo scrivo anche qui nella chat. Secondo me sono persone che effettivamente sono però molto professionali e molto bravi, però effettivamente hanno raggiunto un pubblico ampissimo con questa cosa e fanno dei prodotti molto belli. Ma infatti nel mondo della musica, come diceva in un'altra diretta Robby giustamente, io credo che ci siano tre strade. La prima è essere figli o puoi conoscere qualcuno che è già a un livello molto alto. La seconda è quella di avere, proprio si dice, fortuna nel comunque, che ne so, magari fare una cosa che piace subito, prendere, come dicevamo prima, la palla al balzo e farsi conoscere subito, come fanno al giorno d'oggi molti trapper oltretutto. Sì. E poi la terza è quella, come fa Robby, posso garantirglielo, di, che ne so, magari provare a partecipare a dei contest, a delle gare, diciamo. Robby ce l'ha tutti e tre, cioè partecipa ai contest, ma poi è anche uno che ha una gran fortuna e poi conosce delle persone famose, ha conosciuto anche Zaccaria, quindi sicuramente, vi ricordate? Poi continua a ribadire Robby, a un mio nostro amico, che lui ha fatto da poco un profilo Instagram, si è messo a posto il profilo Instagram, no? Robby l'ha messo a posto il profilo Instagram e ha fatto tutto il profilo fatto bene, con il flair d'artista, ha fatto tutte apposta, e sta ricevendo, ci sta facendo che sta ricevendo delle mail da persone che dicono che appunto, cioè, che sono invogliati di più a seguirlo perché ha un profilo più curato, fatto bene. E quindi appunto anche secondo me questa cosa, usare i social in questa maniera qua, secondo me è la maniera ottimale. In maniera professionale, sono d'accordo con te, ci vuole molta professionalità. Ce l'hai il canale, Vishnu? Hai un canale dove c'è questa musica che possiamo, così possiamo trovarti con più facilità? Adesso allego tutti i link dei miei social. Robby, però c'è un problema. Io ho notato che quando tu alleghi... Allora, quello di YouTube te lo lascia stare. Noi vogliamo tutti gli altri, gli altri no, perché ti dicono che tipo Google non lo permette. Almeno l'ultima volta che abbiamo provato a mettere, l'ho messo anch'io, mi ha eliminato. Solo quello diventa un po' dispersivo poi, no? Dacci il canale YouTube, ce l'hai questo canale? E poi sul canale YouTube, come ha fatto bene Robby, in alto a destra ci sono tutte le sue referenze, Spotify, Instagram, SoundCloud, tutto quanto. Ok, dobbiamo farlo crescere il canale. Quanti iscritti hai finora? Vai Robby. Allora, finora posso dire che no, allora vediamo tu. Allora, più o meno 170, ancora. Sì, 178. Velocemente lo portiamo a 2-3 mila, dai, vai tranquillo, adesso. Dobbiamo farlo conoscere, però dobbiamo trovare la strategia giusta. Senti, Riccardo, volevi porre una domanda al professor Tonino Pilardi di matematica? Hai seguito la chat? Avevi qualcosa che ti ho detto? È stato molto interessante. Infatti poi sono anche andato a iscrivermi al canale, perché io appunto ho questa grande lacuna in fisica e matematica, infatti sono le due materie che mi porto avanti dalla prima. E matematica, ho sempre detto che ho il debito perché ce l'ho sotto, però comunque la riesco già a capire, cioè riesco a capirla, e quello è dovuto a un mio poco studio. Però fisica a volte, cioè, sono delle cose che non mi entrano in mente, ma proprio che non riesco a focalizzarle nella mente, e quindi
appunto iniziare a guardare anche video suoi per capire di più la fisica. Che scuola? Faccio anch'io l'ITIS, il Cannizzaro. Ma il professore di matematica e di fisica lo stesso oppure? No, l'ITIS no. Matematica la prof Barbonetti. No, non fare nomi, non fare, ok, va bene. No, e di fisica un altro prof. Ok, va bene. No, va bene. Okay. Sì, e quello purtroppo, questa è un'insufficienza degli studi tecnici. Ma che classe fai, scusa? È la seconda. Okay, è in seconda, perché la fisica poi comunque voi la lascerete, perché in genere gli studi tecnici si fa fisica solo in prima e seconda. Sì. Quindi non sarà, ahimè, un problema gli anni successivi. E questo è, diciamo, un rifacimento degli studi tecnici forse non del tutto corretto, perché la fisica viene vista in modo molto applicativo, molto pratico. È chiaro che un ragazzino, non so, 14, 15, 16 anni non può apprezzarla, perché c'è un svolto estremamente applicativo. Sì. E la fisica, almeno come viene vista in un liceo, è un po' diverso, no? Perché io lo trovo corretto che ai ragazzi dell'ITIS viene già proposto di studiare fisica a 14 anni quando sono estremamente poveri da un punto di vista della cultura matematica. Non sarebbe meglio studiarlo nel triennio? Non sarebbe più appropriato? Sarebbe meglio, ma purtroppo sono stati rovinati anche i licei scientifici da questo punto di vista. Non so se tu sai, con il rifacimento dei programmi del 2010 sono stati rifatti pure i licei. In pratica la toppa è stata peggiore del buco, perché è vero che al liceo scientifico si faceva fisica solo gli ultimi 3 anni, senza scritto, 2 ore soltanto in terza, 3 ore in quarta e 3 ore in quinta, ma poi la toppa è stata peggio del buco perché la Gelmini ha pensato bene, vabbè in questo caso il nome si può fare, la Gelmini ha pensato bene di far fare la fisica fin dal primo anno anche al liceo scientifico, sbagliando completamente, cioè certo, completamente sbagliato, sì, il fatto si deve fare 2 ore in prima, 2 ore in seconda e poi 3 ore in quarta, 3 ore in quinta e 3 ore in terza, sbagliatissimo, certo, soprattutto certo. La fisica al primo anno rischia di essere, se non inutile, anche dannosa, bastava, si doveva potenziare sicuramente lo studio della fisica, ma si poteva benissimo cominciare almeno in seconda, non dico in terza, ma soltanto in seconda. La fisica in prima, quindi non ci dovresti sono proprio, è vero, hai perfettamente ragione. Bene, sentite, allora noi ringraziamo sicuramente il professor Tonino Filardi, che è stato bravissimo, un divulgatore incredibile. Su WhatsApp mi sono arrivati veramente molti messaggini di sostegno, di apprezzamento, anche del tuo eloquio, diciamo. Grazie. Molto interessante, molto caldo. Avremo modo, Tonino, se tu ci collabori ancora qualche altra volta, certamente, di chiacchierare un po' insieme, anche Riccardo se vuole un'altra volta lo potremo ricoinvolgere, potremmo magari in quell'occasione provare anche a sentire una cosa che avete fatto insieme, che ci volete proporre, e provare magari anche a lanciare qualche idea. Ci vuoi dire Vicino di nuovo il tuo canale qual è, così riusciamo a farlo conoscere e poi ci sortiamo. Allora lo ricollego qua su in chat, sì. Ok, che alla fine è il nome mio che c'è scritto appunto sulla chat, quindi Vishnu. Sì. Ok, quello lì Bitly e poi 3D, eccetera, eccetera. L'unica cosa che ti chiedo magari, Vishnu, se vuoi, siccome con Bitly il nome lo puoi scegliere tu, se magari poi anziché mettere una stringa alfanumerica poco intelligibile, se puoi mettere magari Vishnu come nome, Bitly, okay. Vishnu, okay. Magari è meglio. Con Bitly tanto puoi dare la denominazione che vuoi tu. Poi c'è Acampora che è un esperto perché mi ha aiutato a farlo su mille siti, ti ricordi Davide? Sì, quanto sì, prof. Bene, tanti saluti a tutti, grazie per la serata, ci rivediamo. Grazie, spero di rivedervi. Va bene, grazie della sessione. Sicuramente ci rivedremo. Buona serata. Buona serata a tutti. Grazie.